Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua di nuovo insieme per Di Tutto Un Po'. Dopo il grande successo dei 5 motivi per cui non acquistare iPhone X, oggi vi propongo, ormai tra 10 giorni dall'uscita della, cioè meno, venerdì già si può prenotare, oggi è lunedì, venerdì si può già prenotare ma arriverà il 3 novembre. Comunque sia, facciamo così, a 5 giorni dal preordine per iPhone X vi voglio dire i 5 motivi per me fondamentali per andare ad acquistare iPhone X. Se siete curiosi di scoprirli, aspettate la sigla e ci vediamo tra poco. Eccoci di ritorno. Allora, primo motivo ragazzi, il design. Finalmente mamma Apple ha sfornato un nuovo design. 3 anni ci sono voluti, ma che dire, wow, l'effetto wow c'è, è bellissimo. L'unica nota negativa che ho segnalato infatti sull'altro video è il notch, però nel complesso è un bel design, è finalmente un bel aggiornamento e un qualcosa di accattivante da far vedere, e quindi sono assolutamente contento e mi piace, è bello, e quindi il design sicuramente è il suo punto di forza attualmente, per non parlare poi del fatto che ha le cornici sono in acciaio. Speriamo che non sia un acciaio molto sensibile ai graffi, comunque questo lo rende ancora di più un prodotto premium e soprattutto un prodotto resistente. Quindi sicuramente il design e tutto il suo comparto di architettura sicuramente è molto bello e a me piace, ed è sicuramente un vantaggio e un motivo per cui bisogna assolutamente acquistare iPhone X. Il secondo è l'audio. Allora, come avete visto i miei video passati, io lavorando in cantiere ho bisogno di un dispositivo dal comparto audio abbastanza forte, altrimenti quando sono in cantiere non riesco a sentire il dispositivo. E già da iPhone 7 ero rimasto molto soddisfatto del comparto audio come pressione sonora e qualità, e sicuramente da questo iPhone X ci aspettiamo solo un miglioramento. E quindi per me è un fattore molto importante per quanto riguarda l'acquisto e la scelta di un dispositivo. Quindi l'audio per me è fondamentale e questo sicuramente dà quel qualcosa in più, e quindi non vedo l'ora di poterlo provare. Il terzo punto ragazzi è lo stesso del terzo punto del 5 motivi per non acquistarlo. Il terzo punto anche qui è il Face ID. Allora, se avete notato, ho criticato il Face ID nell'altro video per paura di alcune cose che ancora chiaramente non possiamo saperle, perché dobbiamo vedere e testare sicuramente il prodotto. Però per esperienza già con lo sblocco dell'S8 e per mie tra virgolette paure, l'ho un po' criticata questa cosa, e quindi è un motivo per cui forse era meglio non acquistarlo. Però nel contempo è anche un motivo perché va acquistato. Perché? Perché è il futuro ragazzi, è un nuovo sistema di sblocco molto avanzato, riconosce il 3D, sicuramente è un gioiello, è una chicca di tecnologia in più che abbiamo sul dispositivo, e questo vale assolutamente l'acquisto di questo dispositivo per avere questa novità, questo che poi è il futuro appunto di come un giorno si sbloccheranno un po' tutti i dispositivi. Quindi sicuramente il Face ID è una componente di forza dell'iPhone X, e quindi mi sembra giusto acquistarlo anche per questo motivo. Tenendo presente, vi rimando appunto al video precedente dove critico il Face ID. Speriamo che di non doverne trarre delle cattive considerazioni una volta che testeremo il dispositivo. Quarto punto, lo schermo ragazzi. Abbiamo finalmente un display OLED, AMOLED, chiamatelo come preferite, di casa Samsung. Avendo avuto in mano e avendo tuttora in mano un Samsung S8, vi posso dire che il display è assolutamente fantastico, e quindi sicuramente
iPhone X non sarà da meno e sono molto contento di poter finalmente testare un dispositivo iOS con un bel display a contrasto infinito, appunto perché come sapete bene i display AMOLED o OLED, come preferite voi chiamarli, i neri sono assoluti e quindi permettono una qualità dell'immagine veramente fantastica. E per me è un punto di forza sicuramente importante per l'acquisto di iPhone X. Quinto e ultimo punto, ragazzi, è una mia considerazione, e cioè è la tenuta nel tempo del dispositivo, considerando gli aggiornamenti che Apple fa ai dispositivi. Vi spiego. Se io è vero, il dispositivo costa 1.189 euro, però va detto che Apple ti garantisce, e lo fa in maniera precisa e ottimale, ti garantisce ben 3 se non anche 4 aggiornamenti del sistema operativo. Quindi sicuramente io potrò acquistare adesso iPhone X, ma sono sicuro che funzionerà senza problemi fino al raggiungimento di iOS 13. Forse potrebbe non avere il 14, ma iOS 13 lo avrà quasi sicuramente. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se io compro un dispositivo Android, a meno che la casa madre, o a meno che non siano dei dispositivi Google, quindi Pixel, non è detto che io avrò l'aggiornamento, o se ce l'ho, sicuramente non ce l'avrò al pari dei rilasci di Google, ma ce l'avrò magari mesi e mesi dopo. Invece la Apple ti garantisce un servizio di aggiornamenti puntuale, preciso, e a parte un po' questa uscita di iOS 11, ma ci poteva stare per via del cambio del kernel, del cambio appunto del sistema, della formattazione del sistema, e quindi che poteva portare qualche problema in più, sicuramente ci ha dato un vantaggio, ci dà e ci fornisce un'assistenza unica, quasi unica, per i nostri dispositivi, e questo è molto importante. E qui mi allaccio appunto oltre agli aggiornamenti, ma anche all'assistenza tecnica che abbiamo a disposizione per questi dispositivi. Voi immaginatevi che per 2 anni noi godiamo della garanzia Apple se lo acquistiamo presso il centro Apple, se lo acquistiamo a terze parti un anno sarà garanzia Apple, un anno sarà del fornitore, però comunque sia la garanzia Apple è fantastica, ragazzi. Avete un problema, certo, se vi casca e vi si rompe lo schermo, no, è un problema vostro, però se il dispositivo presenta dei problemi, presenta dei malfunzionamenti della batteria, presenta magari degli errori o dei problemi hardware che non siano dovuti a dei danneggiamenti, Apple vi garantisce la riparazione senza nessun problema o addirittura la sostituzione del dispositivo. Questo è molto importante. Se in più poi avete l'Apple Care, che però sono stati aumentati i prezzi, una volta era un prezzo più accessibile, adesso hanno aumentato parecchio i prezzi dell'Apple Care, quindi diventa poco pratico poterlo acquistare, però se avete anche l'Apple Care, addirittura voi chiamate l'Apple, gli dite: guardi, ho il mio telefono, mi dà un problema, che ho fatto io personalmente in svariate occasioni, come vi avevo già detto nell'altro video con l'iPhone 5 ad esempio. Comunque, guardi, ho questo problema al dispositivo, ho bisogno però del dispositivo immediatamente perché ci lavoro. Allora loro che fanno? Loro vi spediscono il nuovo dispositivo, voi imballate il vecchio e glielo mandate. La Apple vi prenderà un acconto, un anticipo sul nuovo dispositivo, ma che vi ridarà appena riceverà il vecchio dispositivo. Io penso che un'assistenza clienti a misura del cliente sia molto rara. Poche altre aziende, no, allora, nella telefonia nessuno lo fa come lo fa Apple. In generale anche altre aziende tipo Amazon hanno un ottimo servizio di clienti, però comunque sia è un altro discorso. Quello che vi dicevo e che mi premeva è che avete la garanzia di avere comunque le spalle coperte. Questo è molto importante, perché comunque investite un certo denaro, una certa quota di denaro importante, però va detto, perché è un riconoscimento ad Apple, che l'assistenza clienti Apple è sicuramente fantastica dal punto di vista di assistenza e dal punto di vista di aggiornamenti e di continuo servizio di manutenzione del dispositivo dal punto di vista software.
Allora ragazzi, questi sono stati i miei 5 punti fondamentali per cui io acquisterò iPhone X e per me sono molto importanti quando vado anche ad acquistare nuovi dispositivi, sono punti fondamentali per me su uno smartphone. Spero che anche voi la pensiate come me, scrivete sotto in descrizione altri magari punti per cui voi acquisterete iPhone X o perché magari non lo acquisterete, comunque fatemi sapere, io cerco di rispondere sempre a tutti, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace, aiutatemi a crescere come canale e ci vediamo la prossima volta, ciao a tutti!